iscrivetevi, attivate la campanella, così riceverete la notifica dei miei video. Ricordo di fare l'abbonamento al canale e con l'abbonamento base potrete seguire tutti i miei seminari. Con l'abbonamento base potrete seguire tutti i miei seminari. Quindi fate l'abbonamento base al canale Massimo Tramasco e su questo canale abbonatevi. Salutiamo Sabina, salutiamo la nostra Sissi che ricordo si è fidanzata ufficialmente con Pippi, quindi abbiamo la nuova coppia del secolo, Sissi e Pippi. Sissi e Pippi, abbiamo Sissi e Pippi, come si dice? No, love forever, forever love. Forever, no, forever young, no, forever vec, Sissi e Pippi, la coppia del secolo, la coppia del secolo. Mi viene a toccare il naso. Comunque, partiamo allora, pole empatica. Allora, intanto dobbiamo tenere presente che spesso confondiamo il narcisismo con l'autostima. Invece sono due cose completamente diverse. Esiste un narcisismo sano, tra virgolette, che in realtà si chiama autostima, autostima, e il narcisismo sano è alla base, se vogliamo chiamarlo narcisismo sano, di una buona autostima, di un sano orgoglio. Quindi il rispetto di sé, il rispetto del prossimo, non è narcisista. Chiamarlo narcisismo sano non è chiamarlo, non è narcisismo, è proprio il fatto di avere autostima. Questo non ha nulla a che fare con il narcisismo. Salutiamo anche Border. È la capacità di credere in se stessi, è la capacità di credere nelle proprie abilità, diciamo, ecco. Invece poi c'è un'altra forma di narcisismo o di manipolazione, insomma, che non è che non è sano, ma è dannoso, ti porta a iella, ti porta a sfiga. Queste forme, diciamo, che cosa sono? Beh, tieni presente che esistono due tipi di empatia, no? Esiste un'empatia cognitiva e un'empatia emotiva. Il narcisista o il manipolatore finge di essere empatico, finge di essere empatica, manifesta un'empatia cognitiva. Cioè, cosa vuol dire che manifesta un'empatia cognitiva? Salutiamo Antonio. Significa che fa finta di capirti, ma in realtà non gliene frega un cazzo. Fa finta di ascoltarti, ma in realtà non ascolta un cazzo. Fa finta di desiderarti, ma in realtà non ti desidera. Cioè, o perlomeno ti desidera come un oggetto. Ti desidera come un qualcosa, diciamo, un trofeo se sei bella e un qualcos'altro se sei meno bella. Mentre invece la persona empatica, qui deriva il nome delle persone empatiche, qui parliamo di persone empatiche, le persone empatiche provano un'empatia affettiva, cioè la persona empatica si innamora proprio perché entra in empatia profonda, entra in connessione profonda. La persona empatica manifesta veramente un'empatia molto profonda nei tuoi confronti. La persona empatica manifesta realmente un'empatia totale nei tuoi confronti. La persona empatica si sente potente nei tuoi confronti. Quindi questo è un punto fondamentale, no? E noi dobbiamo tenere presente che, la persona empatica si coinvolge proprio a livello profondo, sente una connessione profonda. E purtroppo se questa connessione profonda la persona empatica la prova verso un narcisista rischia di di soccombere, rischia di perdere, rischia di sviluppare delle cose. E ovviamente una persona empatica deve sviluppare anche una super empatia che comprende fondamentalmente un'intelligenza emotiva. L'intelligenza emotiva si allena come tutte le forme di intelligenza. L'intelligenza emotiva è capire se quella persona, ad esempio, è un narcisista o meno. L'intelligenza emotiva è capire, che tipo di atteggiamento ha quella persona, e capire un sacco di cose. Quindi l'intelligenza emotiva si allena. L'empatia invece il narcisista la blocca, quindi non la può allenare. Ricordo che poi è importante mettere in atto le giuste comunicazioni strategiche nei confronti dei narcisisti per tartassarli,
E questo è un punto molto importante. È molto importante anche rendersi conto di una cosa, che noi possiamo, come dire, avere la meglio sul narcisista se lo sgamiamo. Ora, il narcisista, ecco, quindi se tu sviluppi empatia e tu capisci che hai a che fare con un narcisista e ci resti dentro, sei una cogliona. Sei una cogliona. Perché chi capisce, ma forse sarà un narcisista. Io sento delle persone, il mio narcisista mi fa questo, è il mio narcisista. Tu hai capito che è un narcisista e continua a starci dentro, a stare nella relazione. E allora sei una cretina o sei un cretino. Chi è causa del suo mal pianga se stesso. Io le persone che capiscono di avere a che fare con un manipolatore, con una persona negativa, con, tra virgolette, un narcisista e continuano a stare nella relazione, salutiamo Crazy Robby. Ma andatevene a fare in culo, che cazzo vi lamentate? Ho capito. E allora sei una deficiente. Se tu ti lamenti di avere a che fare con un narcisista, sei una cretina. Perché quello, come dire, sapevi che era un narcisista. E quindi che cosa te lo tiene a fare? Fammi sapere, dimmi solo che cosa te lo tiene a fare. Bisogna essere stupidi per tenersi il narcisista, bisogna essere cretini per tenersi il narcisista. E questo è un punto molto importante, questo è un punto fondamentale. Tenersi il narcisista non ha proprio senso quando si ha a che fare, quando si sa di avere a che fare con un narcisista, perché se uno non sapesse di avere a che fare con un narcisista, potrebbe anche tenerselo fondamentalmente, no? Perché quale sarebbe il problema? Non ci sarebbe assolutamente nessun problema. Invece le cose non stanno in questi termini. E allora tu devi. Invece poi ci sono persone che non sanno di avere a che fare con un narcisista, soprattutto quando si ha a che fare con narcisisti covert. E allora il narcisista covert, il narcisista passivo-aggressivo, perché il narcisista overt è impossibile non capire che ha a che fare con un narcisista overt. Ma e quindi, come dire, io non tratto con persone che, diciamo, hanno a che fare con narcisisti e si innamorano, perché lì sta proprio nel masochismo. Viceversa, il narcisista covert è la forma svuotata, diciamo così, se vogliamo dire, usare sto termine del narcisista, prevede che abbia una rappresentazione di sé inadeguata. Tra l'altro, le persone empatiche si innamorano di più del narcisista covert rispetto al narcisista overt, si innamorano di più del narcisista covert, perché quindi questo è un punto fondamentale. E se tu capisci che hai a che fare con un narcisista e ne sei innamorata e non sei capace a sganciarti, ho già fatto 250.000 video per dire come sganciarti dal narcisista, sono cazzi tuoi. Il narcisista covert invece, diciamo, è più difficile da riconoscere perché è una forma svuotata del narcisista, cioè praticamente il narcisista covert fa come fa Pippi con la nostra Sissi, cioè si svuota ogni volta che la vede, si svuota e quindi, diciamo, il narcisista covert è il narcisista nascosto. E si tiene praticamente, come possiamo dire, si tiene praticamente il narcisista covert è un soggetto introverso, è sensibile alle critiche, è sensibile ai giudizi degli altri, svaluta se stesso e, tra virgolette, idealizza gli altri, no? Quindi il narcisista covert apparentemente vive un senso di inferiorità e di inadeguatezza. E quindi cosa succede? Succede che aggancia fortemente, diciamo, le persone come le persone empatiche che, diciamo, attraverso l'idealizzazione dell'altro, il narcisista covert gonfia il suo sé. Quindi l'atteggiamento esterno, diciamo, che arriva alla persona empatica, è per questo che le persone empatiche vengono spesso vinculate. Perché non se ne accorgono? Perché gli arriva un atteggiamento caratterizzato da timidezza, caratterizzato da umiltà e quindi questo ingannano, no, la persona empatica, perché anzi la persona empatica pensa: oh, finalmente ho trovato
un'altra persona empatica come me, no? E quindi, però la trova anche bisognosa, e quindi le persone empatiche si agganciano, soprattutto vanno a nozze, tra virgolette, le persone empatiche che hanno una caratteristica. Iscrivetevi al canale Pepe Rosa, al canale Pepe Rosa, cucina naturale, come mangiare senza ingrassare, brava. Quindi questo è un altro punto fondamentale. I narcisisti overt hanno, quindi la persona empatica si aggancia, si innamora follemente, poverino, ma qua, ma là, soprattutto le persone empatiche che hanno avuto un conflitto materno, no? E i narcisisti overt invece li riconosci, no? E quindi, ripeto, se tu li riconosci, te ne innamori lo stesso, sei una cogliona, sei una cretina. Non bisogna dargli, cioè, se uno è, come dire, causa del suo mal, che pianga se stesso, mentre invece il covert è silenzioso, è difficile da individuare, perché in superficie si presentano timidi, si presentano anche affabili, e quindi, insomma, un po' bisognosi, come dei cuccioli bagnati, no? Come la nostra Sissi, che è bagnata, non è una cucciola, ma è una vecchia bagnata. Quindi all'apparenza, diciamo, queste persone sono anche incapaci di trovare, no? Di manifestare la propria personalità. Salutiamo anche Light, hanno un po' queste caratteristiche fondamentalmente, non sanno farsi valere, no? Quindi agganciano tantissimo. I narcisisti covert sembrano umili, gentili, e quindi agganciano fondamentalmente tutti i narcisisti, quindi agganciano fondamentalmente tutte le, diciamo, le persone empatiche, che quindi soffrono. Quindi tu, cara empatica, salutiamo anche Liliana, devi capire se tu riesci a cogliere qual è l'identità del narcisista cover. Devi capire quali sono i tratti distintivi. E poi, ripeto, una volta che l'hai capito, se ci resti agganciata, sono cazzi tuoi. Perché questo, tengo a dirlo, quando tu capisci che hai a che fare con una persona negativa, con una persona manipolatrice, con una persona eccetera, e ci stai agganciata, sono solo cazzi tuoi. Devi sganciarti. Tra l'altro, il narcisista cover, se lo sganci, si aggancia lui, perché poi, essendo bisognoso, si aggancia lui. Ma se tu continui a seguire il narcisista, sono solo cazzi tuoi, sono solo cazzi tuoi. Nel momento in cui ti sei resa conto, è come dire, sai che è un fungo è velenoso e tu lo mangi lo stesso, e non è che ti devi lamentare, ma come mai? Se ti vai a dormire, ti porti nel letto una manciata di scorpioni, e non è che poi ti devi lamentare che gli scorpioni ti pungono. Iscrivetevi al canale Pepe Rosa, cucina naturale, come mangiare senza ingrassare, ha messo il link, quindi è molto importante. Quindi, allora, i narcisisti covert non hanno un'identità solida, questo è il primo punto fondamentale, sono fluidi, hanno molta rabbia. Il narcisista covert ha molta rabbia dentro, non la tira fuori, a differenza di Pippoli, che invece appena vede Sissi lo tira subito fuori. Il narcisista covert ha molta rabbia dentro, che non tira fuori, ha una rabbia dentro che non tira fuori, e questo è un punto fondamentale. Tra l'altro, ricordo di mettere un like, fate una donazione al canale se volete dare un sostegno fattivo al canale per combattere contro il narcisista, mettete un like, ma fate una donazione al canale, oppure fate l'abbonamento, tanto qua costerà €1 l'abbonamento, che vi dà i benefici dell'essere abbonati, quindi fate l'abbonamento, oppure fate una donazione per dare un sostegno. Allora, quindi, i narcisisti covert hanno una rabbia silente, la mascherano di fronte agli altri, ma hanno una forte rabbia. Voi potete coglierlo dai segnali non verbali. Ad esempio, chi andrà sul mio canale Massimo Teramasco con l'abbonamento base potrà seguire i miei seminari sulla PNL, dove parlo anche dei segnali non verbali,
tutti i segnali non verbali, ad esempio per smascherare i bugiardi, i narcisisti, eccetera, eccetera. E quindi sono molto abili nel mascherare la rabbia, no? Anche le microtensioni. Quindi tu puoi cogliere, i narcisisti covert hanno molta rabbia, hanno invidia, che reprimono, che tengono dentro. E spesso la fanno passare, emerge attraverso come se fosse una critica morale, no? Ti criticano. Ma dove vai? Guarda che gonna corta che hai, ma poi ti guardano tutti, ma qua, ma là, ma vai in giro con le tette di fuori, insomma, hanno questo modo di fare e utilizzano queste cose, no? Ti denigrano, hanno una denigrazione ironica, hanno uno svinimento perché ti rompono il cazzo dal mattino alla sera, sono proprio rompicoglioni. E quindi questo devi rendertene conto. Poi sono bugiardi. Un'altra caratteristica è che i narcisisti covert sono molto, molto bravi a mentire, riescono a confonderti perché tutto sommato hanno delle maschere, no? Sembrano affidabili, è per questo che sono difficili da smascherare. Però il primo segnale è la rabbia, il secondo segnale è che non hanno un'identità solida, quindi cambiano anche spesso umore. E il terzo segnale che sono bugiardi, mentono su tutto, quindi la tua vera abilità è quella di riconoscere le persone bugiarde. È molto importante riconoscere le persone bugiarde, è fondamentale riconoscere le persone bugiarde. Ma non serve l'antagonista, Crazy Robby, Pippoli è antagonista di se stesso, Pippoli è già antagonista di se stesso. Ecco, quindi sono molto bravi a mentire, ti confondono, usano una maschera e quindi sono abilissimi a rigirare la frittata. Il narcisista covert ti rigira la frittata, salutiamo Damiano, ti rigira totalmente la frittata, quindi devi fare attenzione. E poi ti critica, no? Ti critica è un altro tratto che tu devi riconoscere nel narcisista covert e appena lo riconosci devi levartelo dai coglioni. Questo vale per tutte le persone, sono le persone invidiose. Se tu riconosci una persona invidiosa, diciamo, e riconosci che quella persona è invidiosa, devi chiudere la relazione. Non puoi stare in relazione con una persona invidiosa, è negativo, è nefasto. Non puoi stare in relazione con una persona invidiosa. Se stai in relazione con una persona invidiosa, sono cazzi tuoi, perché le persone invidiose al 90% sono narcisisti, hanno dei forti tratti narcisistici, quindi se è una persona invidiosa tieni presente che sarà narcisista, se è una persona invidiosa tieni presente che sarà rompicoglioni, se è una persona invidiosa tieni presente che sarà cagacazzo. E questo è un dato di fatto e devi assolutamente prenderlo in considerazione. Tendono a sabotare eventi speciali, si lamentano sempre, ecco, le persone lamentose, il narcisista covert è lamentoso, ma tu non importa se diagnostichi o non fai narcisista covert, eccetera. Quando hai a che fare con una persona lamentosa devi levartela dalle palle. Altra cosa fondamentale è che proiettano i loro problemi sugli altri, cioè quando hanno un problema te ne fanno carico, ma che cazzo te ne frega di risolvere i problemi degli altri? Ognuno deve risolversi i problemi suoi, ognuno si deve risolvere i problemi suoi. Tu non devi assolutamente risolvere i problemi degli altri, perché se tu cerchi di risolverti i problemi degli altri sei una cretina. Come dire, ognuno si deve smazzare i problemi suoi, perché se non ti smazzi i problemi tuoi sei una deficiente. Quindi riconoscere i narcisisti covert è fondamentale. Quindi riconoscerli veramente. Quindi le caratteristiche, facendo un breve riassunto, di un narcisista covert è che non hanno un'identità solida, cambiano spesso, sono delle banderuole che si spostano col vento, hanno molta rabbia dentro di sé, questo lo capisci dai segnali non verbali, hanno tanta rabbia dentro di sé, hanno, diciamo, mentono spudoratamente, un'altra caratteristica fondamentale, sono spesso critici, ti criticano costantemente, cercano in qualche modo di criticarti, tendono ad essere invidiosi, invidiano tutto perché loro non hanno niente, quindi invidiano tutto.
tendono a sabotarti, ad esempio degli eventi speciali, proiettano su di te i loro problemi. Ciò vuol dire che la maggior parte delle critiche la rivolgono, la rivolgono a te fondamentalmente, perché quando hanno un problema e tu per caso non lo vuoi risolvere, sei la cattiva che non prende in considerazione il narcisista. Poi, altro punto fondamentale che ti serve per riconoscere i narcisisti covert è che le loro parole non corrispondono mai alle loro azioni. Dicono una cosa e non la mantengono, dicono una cosa e ne fanno un'altra. È un punto importante questo. Sono molto abili nel pronunciare delle belle parole, ma ai quali poi non corrispondono i fatti. Sono vittime. Ecco, le persone vittime, mandale a fanculo. Quando incontro una persona che fa la vittima, mandala a fanculo, mandala a fanculo. Quando incontro una persona che fa la vittima, mandala a fanculo. Hanno un vittimismo cronico, si sentono vittime del mondo, gli sfortunati. È fondamentale, mandare a fare in culo. Ti fanno vedere l'oro di Nizza, certo, ti fanno vedere l'oro di Nizza, hanno questa capacità. È importante questo, riconoscerlo. Poi mostrano sensibilità, ma è una sensibilità, come dicevo, che a un attento esame risulta essere una sensibilità molto superficiale. Fanno finta di commuoversi, fanno finta di piangere. Talvolta le donne narcisiste covert sono piagnucoloni. Anche gli uomini sono piagnucoloni, sono insicuri e lamentosi. I narcisisti covert tendono a lamentarsi frequentemente, la lamentela è il loro modo di ottenere attenzioni, è il loro modo di interagire con gli altri, è il loro modo di avere a che fare con le altre persone. Quindi questo è molto importante. E poi sono anche avari, ovviamente, sono calcolatori, sono freddi, distaccati, ad esempio per quanto concerne la sessualità. Non hanno una sessualità potente, diciamo, non è come il narcisista covert, il narcisista overt perlomeno tendenzialmente ha una sessualità potente, anche se fanno sesso in modo meccanico. Il narcisista overt invece hanno il pippolo che è sempre come dire fuori uso. Ricordo però per le domande, Daniela, che solo per dare pregio alle persone che sono abbonate dovresti fare o un abbonamento che tanto costa 2 euro o una piccola donazione per avere le risposte alle domande. Questo non per non voler rispondere alle domande, ma siccome ci sono gli abbonamenti, per dare pregio a chi fa l'abbonamento. Salutiamo anche Betty Kotic. Ciao Betty. E ricordo che chi volesse andare da Betty Kotic a Venezia a farsi fare un ritratto, Campo Manini l'ha trovato. Quindi sono freddi e distaccati per quanto concerne la sessualità. Talvolta sono anche bigotti, no? Alla Testimone di Geova. Il narcisista covert, la sessualità sembra un peso, la sessualità sembra complicata. I narcisisti covert appaiono freddi, distaccati. Fare l'amore, fare sesso prevede un contatto con l'altra persona, no? E quindi non hanno voglia di avere questo contatto, non gli interessa più di tanto. Sono incapaci di una reale connessione emotiva. È davvero difficile, quindi renditi conto che hanno un po' questa caratteristica, no? Nel momento in cui, e ti ho dato tanti avvisaglie, no? Nel momento in cui ti rendi conto che queste avvisaglie ci sono, devi prenderne atto, non ti puoi coinvolgere, non ti puoi innamorare. Devi riflettere un attimino sulla tua relazione, se hai a che fare con una persona di questo genere. E poi ti renderai conto che non sono neanche interessati a conoscerti veramente, e poi di fatto sono abili manipolatori, tenderanno a farti vivere una situazione
di disagio, no? Quindi ti sentirai, vivrai sensi di colpa. Avrai queste caratteristiche, per cui devi riconoscerle. Quindi, perché il narcisista covert comunque ha le sue tecniche di manipolazione, magari non è un gaslighter palese come lo è il narcisista overt, però anche il suo gaslighting lo fa. Quindi, una volta che tu hai riconosciuto questo, devi semplicemente chiudere, mandare a fanculo. E vedrai che si può anche ribaltare la situazione. Vedrai che tu da empatica potrai avere la meglio sul narcisista, da empatica potrai anche per certi versi coinvolgere il narcisista, da empatica potrai anche per certi versi avere, diciamo, la capacità di difenderti dal narcisista. Perché se però non fai questo e continui a dire, vabbè, ma io lo amo, vabbè, ma io lo amo, ma come faccio a stare senza di lui? O a stare senza di lei, ma io lo amo tanto, ma io lo amo tantissimo, sono follemente innamorata, come faccio a mollarlo? E allora, se tu fai questo ragionamento, allora, cazzi tuoi, cioè, non è, come dire, è come avere un piatto di funghi velenosi, sai che si tratta di un piatto di funghi velenosi, e te ne fai una scorpacciata, cioè io posso capire uno che resta avvelenato perché si mangia, che ne so, la Manite phalloides, crede che sia un fungo porcino, a parte che a distinguere, come dire, un fungo porcino dalla Manite phalloides, come dire, quella lì è rossa con tutti i puntini, non mi ricordo come è fatta, comunque io non mangio funghi, però, come dire, a non distinguere, bisogna essere coglioni già a non distinguere, però. Uno dice, sono stato un coglione, non ho fatto la distinzione, ma quando tu sai che quello è un fungo velenoso e te li mangi, a quel punto lì la responsabilità è tua. Non è che puoi dire, vabbè, ma io avevo tanta fame, e avevi tanta fame, ti tieni la fame, aspetti che di trovare i funghi buoni, o ti mangi le carote, o insomma ti mangi qualcos'altro, no? Ma io avevo tanta fame, mi sono mangiati i funghi velenosi, e cazzi tuoi, cioè, questo è il tuo problema. Non è il problema a quel punto lì, è come dire, è una tua scelta, no? E allora arrangiati, mentre invece col narcisista le persone dicono. Vabbè, ma io sì, sapevo che ero un narcisista. Vabbè, ma io lo amo, sai, io pensavo che cambiasse, io pensavo che qua, io pensavo che là, hai pensato male, e non devi pensare così. E perlomeno quando ti sei accorto che poi non cambiava, dovevi trovare la forza di mandarlo a fanculo, perché se tu non lo mandi a fanculo sono cazzi tuoi, e allora non ti lamentare. Ah, ma l'amore! L'amore, ma l'amore, sai che l'amore non è bello se non è litigare. L'amore che cazzo è? L'amore è un tuo bisogno, è solo un tuo bisogno. E questo è il vero problema. L'amore è solo un tuo bisogno. E quindi elimina il bisogno e eliminerai l'amore, cioè l'amore perlomeno delle persone sbagliate. Perché poi tu hai un bisogno, ma lo soddisfi col contrario, no? È come se uno avesse sete e per soddisfare la sua sete si mette del sale in bocca, faccio un esempio, che magari gli fa venire ancora più sete. Non è quello il fatto, che tu devi fare, tu devi liberartene. Quindi, tra l'altro, poi il narcisista covert ti triangola comunque. Anche il narcisista covert ti triangola, tecnica di triangolazione perché cercherà in qualche modo di renderti geloso, di metterti anche in competizione con altre persone. Anche qua. Quando qualcuno vi mette in competizione con qualcun altro, levatevelo dai coglioni. Cioè, se tu ti rendi conto che una persona cerca di metterti in competizione con un'altra, cioè, ti dice, vabbè, ma no, ma ieri sono uscito con quello, ieri ho fatto questo con quello, ieri sono andato con quello là. Nel momento in cui tu ti rendi conto che una persona ti mette in competizione, tu esci dal gioco. Esci dal gioco, non devi stare più nel gioco, non ti deve più interessare quella persona, devi vederla come se fosse. Ma questo che sia narcisista o che non sia narcisista è la cosa migliore. Nel momento in cui uno ti mette in competizione, ti dice, ma io ho visto quello, faccio quello, frequento, allora, bene, hai fatto la tua scelta, arrivederci, grazie. Per me non c'è più nessun, come dire, non c'è più nessuna chance, non c'è più nessuna possibilità. Ti chiudo tutte le porte. Per
Perché questo è un punto fondamentale. Devi chiudere assolutamente tutte le porte, ma non aspettare che magari questi inizia la relazione con un'altra persona che fa e qua là. No, appena tu noti, come dire, che c'è una triangolazione, arrivederci e grazie. Per me non c'è più, boh, cioè, giustamente, non è che ogni persona è libera di fare la sua scelta, ma se tu fai una scelta diversa da me, diciamo. Beh, problemi tuoi, vai dove vuoi, ma come dire, devi prendere atto del fatto che hai fatto una scelta, è giusta la scelta che hai fatto, ma io con te non voglio più avere niente a che fare, non mi interessi più. Automaticamente ti elimino dalla possibilità di un'altra relazione, perché altrimenti tu entrerai in competizione, vivendoti la competizione. Non avrai, diciamo, vivendoti la competizione, non avrai nessuna, non ci sarà più nessun interesse fondamentalmente, no? Quindi evita totalmente la possibilità di avere una competizione, di stare in competizione. Tu non devi stare in competizione con nessuno. Appena ti triangola, fuori dai coglioni, fuori dai maroni, non ti deve interessare più niente. Ecco, se tu riesci a fare questo, riesci a sicuramente a coinvolgere anche il narcisista, riesci a più che coinvolgerlo, diciamo comunque a non coinvolgerti te, perché poi fondamentalmente non è tanto il problema che tu sei coinvolto, che il narcisista, è il fatto che tu sei coinvolto con il narcisista. Ma quando parlo di narcisisti non mi riferisco soltanto a narcisisti in senso lato, a persone che giocano, a persone che manipolano. Tu devi semplicemente liberartene, questo è il punto fondamentale. Bene, metti un like, iscriviti al canale, attiva la campanella, così riceverai la notifica.